Giovanna Veleno, come anticipato, oggi è iniziata la maratona sul bilancio e voi siete qui, voi della formazione professionale, a protestare e a chiedere il rispetto dell'accordo sottoscritto a dicembre. Nonostante i proclami, noi ricordiamo i comunicati del senatore Ruta, dei parlamentari che annunciavano la risoluzione di questa vertenza. Invece, qual è lo stato reale delle cose? Lo stato reale è che siamo ancora in cassa integrazione senza però percepire neanche un centesimo, perché la cassa integrazione, come ben si sa, arriva dopo anni, quindi dopo mesi, e ci manca ancora la mensilità di settembre, quindi ancora non percepiamo neanche quella. Ma soprattutto non c'è una vera prospettiva, perché sappiamo che il Formez sta preparando un progetto che riguarderà solo poche persone, quindi la grande maggioranza degli operatori, ma soprattutto anche gli utenti, le aziende che aspettano una rilevazione dei fabbisogni della formazione, quindi un riavvio delle attività formative, di tutto questo ancora non si parla. Si parla di una legge, di un sistema integrato tra istruzione e formazione, e lavoro, ma in verità ancora è tutto in cantiere. La legge è ancora ferma all'assessorato, quindi noi ci stiamo dando da fare, stiamo dando anche il nostro contributo per mandarla avanti, ma non risolve il problema della formazione una legge. Ci sono le attività che devono partire, che devono essere autorizzate e ancora la regione sta soprassedendo, quindi ancora non si dà avvio a queste attività. Ma soprattutto non c'è proprio una prospettiva di lavoro per noi operatori e per i tanti utenti, per i tanti ragazzi che aspettano, per i lavoratori come noi che sono in cassa integrazione e hanno bisogno di formazione, che non hanno però questo servizio. Giancarlo Diglio, con lei naturalmente parliamo della GAM. Ci sono stati degli sviluppi, nel senso notizie positive per quanto riguarda il concordato, il Tribunale ha dato l'ok al concordato, ma adesso la situazione com'è? È ferma? Può essere quello un trampolino di lancio o no? Ma il dato di fatto ancora ad oggi che lo stabilimento è ancora chiuso, quindi la preoccupazione è tanta tra i lavoratori. Bene il concordato, bene la cassa integrazione, però noi vogliamo il lavoro. Ci devono ridare quello che ci è stato tolto, il lavoro. E se qualcuno pensa che noi molleremo, forse si è fatto male i conti, noi rimarremo sempre vigili su tutta la vertenza fin quando non riprenderemo il nostro posto di lavoro. A protestare davanti al Consiglio regionale anche i dipendenti della Corai, una vertenza aperta e che si trascina a lungo. Qual è la situazione oggi? La situazione è, siamo in attesa di sapere cosa hanno intenzione di decidere definitivamente della società Corai. O meglio, sappiamo sulla proposta di legge che si parla di liquidazione della società, ma non si fa alcun riferimento a noi dipendenti, come se la società fosse una scatola vuota, non considerando che ci sono 12 unità lavorative. Pasquale Guaracino, vertenza Corai, altra società in-house al 100% della Regione Molise, altra vertenza di cui voi sollecitate la risoluzione, visto che la Regione è la diretta interessata. Per di più, Corai ha come suo scopo occuparsi di turismo e di ambiente. Mi sembra che si sta parlando dell'Expo anche in questa regione, per fortuna, però ci sembra che questi soldi destinati a creare Padiglione Molise lì all'Expo vengano dati ad altri soggetti. È un fatto assolutamente vergognoso, oltre che del tutto illegale, perché non è possibile, come un altro fatto, vedere tutta la politica molisana o gran parte di essa battersi per la Carrese, che è giustissimo. Qua bisogna battersi per il lavoro, perché quando abbiamo votato questo Consiglio regionale era questo l'impegno che hanno preso nei confronti dei molisani, creare occupazione. E oggi la creazione di occupazione con un'alzata di mano sbagliata, e quindi per il sì, porterà sicuramente alla perdita di altri posti e noi denunceremo l'accaduto. Io non so che tipo di emendamento ha in mente di presentare il presidente Frattura e spero che presenti un emendamento dal quale si evinca che il fondo di previdenza dei consiglieri regionali viene alimentato esclusivamente dalle indennità dei consiglieri e non da risorse aggiuntive da parte della regione. Se questo è, ben venga questo tipo di emendamento.